Sugar Pulp. Perché il Nord-Est, la Bassa, la grande pianura padana non sono più da oggi un paese per vecchi. E siamo al consueto spazio con il nostro ospite, risalutiamo dunque Giacomo Brunoro della Edizioni Sonore Good Mood, Edizioni Sonore perché parliamo di libri, ma di libri in formato audio, vero? Esatto Mirko, audiolibri, libri da ascoltare, presentiamo un progetto molto particolare, si chiama Sugar Pulp, che nasce da un movimento letterario nato in rete da giovani veneti, padovani tra l'altro, che vogliono raccontare il Veneto in chiave pulp e noir, un po' come siamo abituati a vedere al cinema per i film o per i racconti americani, raccontare quindi storie forti, a volte anche dissacranti, a volte anche ironiche, ambientate qui sul nostro territorio con personaggi locali. Noi li abbiamo scoperti in rete, ci sono piaciuti e abbiamo pensato di registrare 5 tra i loro primi racconti, sono tutti o quasi esordienti, e ne è risultato fuori questo Sugar Pulp, appunto un'antologia di 5 racconti Noir Pulp, che sono disponibili sul nostro sito, sono disponibili su iTunes Store, l'audiolibro vive in MP3 in formato digitale proprio per seguire anche la modernità di questo nuovo movimento. Allora, c'è già alle nostre spalle una piccola anteprima, vediamo il promo, così possiamo chiamarlo, di queste edizioni. Prego. Sugar Pulp, perché il Nord-Est, la Bassa, la grande pianura padana non sono più da oggi un paese per vecchi. Cavalli, pupe e gemelli al sangue, di Matteo Strucol. Gastone Pink teneva, anche con quella draghessa infuriata che gli rimontava dietro, manco se lo volesse mangiare vivo. Stava là col suo passo perfetto, bello come il sole che lo guardava da sopra, e andò a vincere. Chiudendo la bocca a tutti quelli che avevano detto che sarebbe scoppiato, lasciandola aperta a 200, che restava lì, vicino alla staccionata come un pesce palla, a fare nuvole d'aria bianca col fiato caldo nel pomeriggio invernale. Grazie a quel piccolo matto d'un baio aveva azzeccato un quartè, che poi in parole povere significava infilare i primi 4 cavalli nell'ordine esatto d'arrivo. Solo che mentre... Ecco, questa è una piccola anticipazione, si trova su YouTube cercando Sugar Pulp oppure cliccando sul sito che vedete in sovrappressione, Good Mood. Sono anche ovviamente belle voci quelle che leggono i libri, un mercato, come dicevamo Giacomo, che è in crescita fortemente. Sì, noi l'abbiamo notato soprattutto quest'anno, devo dire, c'è stato un grande aumento sia per quanto riguarda la vendita che la conoscenza degli audiolibri e soprattutto nel mercato digitale. La gente scarica gli audiolibri in MP3, li ascolta sul telefonino, sull'iPod, sullo stereo, quindi in macchina, esatto, perché no, anche in macchina. Non a caso la nostra linea di audiolibri si chiama Libri in Auto, perché è un suggerimento che diamo all'ascoltatore. E mi piace tornare su Sugar Pulp perché è un progetto nuovo, innovativo, e il nome ricorda lo zucchero da barbabietola, uno dei prodotti tipici del Veneto, quindi a rimarcare la continuità con il territorio. Poi Sugar Pulp è un movimento che continua in rete sul sito sugarpulp.it e speriamo che presto dall'audiolibro si approdi anche al libro o altri esperimenti editoriali, quindi multimediale al massimo. Questi ragazzi, questi autori sono giovani, come dicevi, come li avete scoperti? Allora, li abbiamo scoperti perché questo sito pubblica racconti di scrittori esordienti. Uno dei fondatori è Matteo Righetto, che ha pubblicato quest'anno Savana Padana, il suo primo romanzo noir che è stato incensato dalla critica, che è andato molto bene, insieme a Matteo Strucul, che è giornalista padovano, anche lui appassionato del genere, e hanno lanciato un sasso, hanno detto inviateci i vostri racconti. Da lì si è scatenato un piccolo movimento che continua a crescere e che ci ha incuriosito. Siamo andati a vedere un po' cosa c'era sotto, i racconti ci sono piaciuti e abbiamo deciso di fare questo esperimento che sta dando ottimi risultati. Quindi si può trovare cliccando sul vostro sito, che la regia continua a mettere in sovraimpressione, www.goodmood.it, si trovano
non solo queste ma anche le altre vostre produzioni. Certo, certo, abbiamo un catalogo che comprende più di 100 titoli tra libri, audiolibri per bambini e per adulti con romanzi e narrativa, e si trovano sul nostro sito, si trovano anche su iTunes, dove magari per chi ha l'iPod o l'iPhone è più semplice accedere, e la scelta è ampia, buon ascolto mi verrebbe ecco, da dire. È un po' un modo per tornare all'antico, insomma, quando le nonne ci raccontavano le fiabe, adesso forse le fiabe non si raccontano più, basta mettere su un CD o le cuffiette dell'iPod e le fiabe ci vengono raccontate. Sì, è anche un modo per gli adulti per recuperare del tempo, spesso sprechiamo del tempo o in macchina o stiamo facendo jogging o altre attività, l'ascolto ci permette di dare un pizzico di valore in più a quel tempo che occupiamo facendo qualcos'altro. Grazie allora a Giacomo Brunoro, Good Mood Edizioni, alla prossima occasione. Grazie a voi. E noi Sugar Pulp, perché il Nord-Est, la Bassa, la grande pianura padana non sono più da oggi un paese per vecchi.